Christian si guadagna da vivere facendo da scagnozzo per Lino, boss della periferia romana. Un giorno, però, comincia a sentire un forte dolore alle mani che gli impedisce di portare a termine il suo incarico, fino a che queste cominciano a sanguinare e si aprono le stigmate. Christian, inizialmente spaventato dalla cosa, si accorge di avere dei poteri in quanto con il semplice tocco aveva riportato in vita la vicina Rachele, una prostituta tossicodipendente. Questi prodigi iniziano ad attirare l'attenzione di Matteo, postulatore del Vaticano, che da piccolo era stato investito ma era sopravvissuto grazie a un miracolo. 1984. Padre Klaus fa visita in ospedale a una ragazza di nome Benedetta, che ha raccontato alle suore di essere rimasta incinta senza aver avuto alcun rapporto sessuale. Rachele vuole capire come è stata salvata da Christian, ma lui fa finta di niente e la ignora. L'uomo però continua ad avere dolori alle mani come quando deve cacciare un nigeriano da una casa popolare e questo lo stende. A sistemare la faccenda ci pensa Lino in persona, pestando l'immigrato. Christian viene allontanato da Lino e successivamente sequestrato dai suoi uomini. Christian viene preso in custodia da un gruppo di nomadi di un circo e un giorno manda a chiamare Rachele, insieme alla quale inizia a fare delle ricerche sulle stigmate. Matteo fa visita alla madre di Christian per poter parlare con lui, ma la donna gli pare confusa e se ne va. Christian parla con il figlio di Lino e usa il proprio potere per risvegliare la madre, in coma da 15 anni, da quando le aveva sparato uno degli uomini di Greco, un boss che Lino in persona aveva ucciso la stessa sera. Anna si è miracolosamente risvegliata e Lino, nel ringraziare Christian, gli raccomanda di non farne parola con nessuno. Rachele, però, dice a Christian che potrebbe guadagnare dei soldi grazie a questo suo potere di curare la gente. Matteo avvicina Christian fuori casa. I due discutono e vengono alle mani, fino all'arrivo di Italia, la quale sembra essere guarita dall'Alzheimer. L'emissario del Vaticano insiste e incontra Italia dopo la messa. La donna gli racconta di aver avuto in affido Christian da un uomo misterioso e che avrebbe dovuto dire due parole a chi sarebbe venuta a chiederle di quel bambino. Ancilla Domini. Matteo risale così alla clinica dove Benedetta aveva dato alla luce un bambino, Christian, appunto, che il sacerdote le aveva portato via. Matteo si fa raccontare la storia di Benedetta dalla madre superiora che lavorava nella clinica. Il cardinale Ripa dice a Matteo che padre Klaus è stato allontanato dalla Chiesa dal Papa negli anni 80 per la sua battaglia contro Satana e che ora vive in isolamento. Quando Matteo va a fargli visita, padre Klaus prima lo allontana e successivamente si fa trovare nel suo appartamento lasciandogli una pennetta USB. Lino assegna a Christian una piazza tutta sua, ma gli chiede di uccidere Michela, la figlia di Greco che sta frequentando proprio suo figlio Davide. Christian mette in guardia Davide e questo di sua iniziativa uccide la fidanzata. Christian, spinto da Rachele, fa una dimostrazione pubblica facendo resuscitare Michela. Lino concede a Christian di usare l'appartamento che gli ha dato alle torrette per fare tutto ciò che vuole, anche incontrare le persone da guarire. Rachele intanto continua a trovargli i clienti. Michela affronta Davide chiedendogli comunque di partire insieme. La ragazza però si vendica legandolo al letto della loro stanza d'albergo con l'inganno, per poi finirlo a colpi di martello. Matteo guarda la registrazione che padre Klaus ha fatto a Benedetta e si confronta con lui scoprendo che la stessa persona che ha sottratto Christian al prete ha salvato anche lui quando ha avuto l'incidente. Il figlio di Matteo è affetto da retinite pigmentosa e, su sua richiesta, viene guarito da Christian. Durante la messa, Italia attacca Lino per il male che ha fatto alle famiglie del quartiere e lui, sdegnato, contrattacca rinfacciando di aver dato lavoro a molta gente. Successivamente Lino uccide Italia soffocandola con un cuscino sulla poltrona di casa sua e all'arrivo di Christian gli spara pensando di averlo ucciso. Christian si sveglia poi a casa dell'angelo custode che lo aveva salvato nella clinica e che ora lo esorta a perdonare Lino come fosse Gesù Cristo. Dopo essersi risvegliato nello studio di Tomei dove lo aveva portato Rachele,
Christian raggiunge sul tettolino, il quale gli chiede perdono in lacrime. Christian lo abbraccia, lo stringe così forte a sé, tanto da spezzargli il collo, e lo getta nel vuoto per poi ritornare a casa. L'angelo custode si rivela essere il diavolo, e non l'arcangelo Gabriele come si pensava, mentre Christian altro non è che l'anticristo. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.